diciamo ogni giorno siete in tanti nuovi, sei praticamente l'ultimo arrivato, sei molto giovane ma hai già parecchia esperienza, soprattutto in Serie B, perché hai vinto un campionato, ma sei anche retrocesso, l'anno scorso a Perugia hai fatto molto bene. Intanto dimmi perché hai scelto Verona. Buona, ciao prima di tutto, niente, ho scelto Verona perché è una piazza molto importante, una squadra importante in Italia. Voleva avere una sfida così importante e mi ha convinto molto venire qua il direttore e quindi subito ho fatto questa scelta di poter arrivare qua a Verona. Cosa ti ha detto l'amico per convincerti proprio a venire qui? Non mi doveva dire tanto perché alla fine, come ti ho detto, venire qua per me è stare in una piazza così importante. Io come giocatore è molto bene per me, quindi lui non ti può promettere niente, io sono venuto qua per dare il massimo e speriamo sia una grande stagione. Si parla molto bene di te, non so se senti un po' il peso della responsabilità, però è da tanti anni che sei sulla bocca di tutti come uno dei prossimi migliori giocatori, chissà magari in Serie A. Che si parli bene è importante, non è mai un peso, credo. Ma a questo che si parli bene bisogna dopo dimostrarlo e continuare, a che si continua a parlare bene è solo il campo l'unico che si può fare. Oh, a proposito di campo, sei pronto a fare qualche assist in più per Di Carlo? Insomma, ce n'è bisogno quest'anno. Speriamo fare tanti assist e speriamo di vincere tante partite, che è più importante di fare assist. Ok, hai preso contatto, no, con il nuovo gruppo, tra poco si scende in campo, inizia finalmente il campionato. Che impressione ti ha fatto questa rosa molto rinnovata? No, l'impressione è benissimo perché sono appena arrivato da 5 giorni e subito mi hanno trattato molto bene, sono entrato nel gruppo e tutti i ragazzi disponibili, quindi mi sento molto comodo dentro la rosa. Sei pronto a giocare, dovessi sceglierti grosso già contro il Padova? Vediamo cosa sceglie il mister, io sono già pronto, dopo vediamo cosa decide lui. Grazie. Prego. Ciao, Gianluca Tavellini, l'Arena. Beh, non sei squalificato, no? Perché gli ultimi due giocatori non possono giocare per un totale di 7 tra Davidovic e Imperatore. Tu puoi giocare, no? Sì, sì. Già, sì, per una buona notizia, no? Importante. A parte gli scherzi, dico, che tipo di regista sei? Parlare così, no, non sono uno che ti può dire o sono così, cosa, non mi piace autodescrivermi. Il campo sicuramente mi farà vedere e dopo sarete voi a giudicare o a dire come sono come giocatore. L'unico che io sempre posso promettere è che quando entro in campo ho la maglia di Lelas o della squadra che all'anno devo fare. E io do tutto per quella maglia. Ecco, tatticamente, però fammi capire, perché veniamo da due anni un po' confusi da un punto di vista tattico, no? Da quello che ci dicono di mister Grosso, un giocatore che ama avere molte mezze ali, comunque andare a pressare molto alto, no? Finché c'è anche tanta benzina, quindi magari il classico centrocampista che viene a prendere il pallone da uno dei due centrali fa un po' fatica, no? Come idea. Quindi hai parlato con Grosso, questi primi allenamenti, dove ti fa giocare, cioè che posizione pensi di occupare in campo nel Verona? No, io ho giocato sempre davanti alla difesa, ma può fare pure mezzala sinistra. Comunque non ho parlato, abbiamo parlato un po' con mister, non tanto, ma per adesso mi schiero lì in mezzo. Dopo vediamo quello che c'ha necessità della squadra, uno è a disposizione, dopo il mister è quello che decide. Senti, noi avevamo qui un grande regista che adesso è al Chelsea, che è Jorginho, un po' se c'era un difetto di Giorgio era quello che magari non calciava da distante, non faceva tanti gol. Io ho detto che hai fatto 37 presenze e un gol l'anno scorso, ecco, è lì forse che devi migliorare, non so, dimmi. Ci sono tante cose che devo migliorare, io credo, sono molto autocritico con me stesso, ci sono tante cose da migliorare, una è quella che ha detto lei, come tanto calciare col piede destro e usare di più, ci sono tante cose da migliorare, speriamo quest'anno poter migliorare perché non si smette mai di imparare e io sono venuto qua e voglio continuare la mia crescita e continuare a migliorarmi giorno dopo giorno.
anche il Perugia giocava per un obiettivo importante, giocava comunque per i playoff, se non per i posti sicuri per andare in A, invece qui si gioca proprio per vincere il campionato. Sì, sì, a Perugia avevamo un obiettivo molto importante, si ben lo abbiamo centrato, dopo siamo usciti subito. Vabbè, venire qua, come ho detto, molto importante, perché Verona è una squadra, io penso, da Serie A, che merita la Serie A, ma adesso siamo in Serie B e, come lo sapete tutti, il campionato di Serie B è molto difficile perché ci sono squadre veramente toste, ma noi sicuramente daremo il 100% per raggiungere il nostro obiettivo. Grazie.